Pierluigi Amen per Liberi TV. Oggi è il 29 ottobre 2018, siamo a Montepulciano, in Piazza Grande, il cuore della città poliziana. Ci recheremo ora presso il Tempio di San Biagio per illustrarvi il nuovo allestimento delle opere al suo interno. Eccoci giunti ora al Tempio di San Biagio, nel 500° anniversario dell'edificazione dell'edificio ecclesiastico che fu ideato da Antonio da Sangallo il Vecchio e la cui prima pietra fu posta all'incirca nel settembre del 1518. Intervistiamo ora l'architetto Riccardo Pizzinelli, che è il presidente delle opere ecclesiastiche riunite di Montepulciano ed è il curatore della mostra del Cinquecentenario insieme alla storica dell'arte della sovrintendenza di Siena, Laura Martini. Architetto Pizzinelli, può raccontarci un po' la storia del Tempio? Sì, il Tempio di San Biagio è un'architettura del Rinascimento, quest'anno sono 500 anni dalla posta della prima pietra che è avvenuta nel 1518 e la costruzione fu affidata, il progetto della costruzione fu affidato ad Antonio da Sangallo il Vecchio, che è uno degli architetti principali di quella fase diciamo storico-architettonica. E l'architetto Antonio da Sangallo propose una pianta centrale, una croce greca, che è un elemento abbastanza tipico di questo periodo sostanzialmente riprende un po' anche quelle che erano le idee per il progetto della Basilica Vaticana, che all'epoca aveva il progetto bramantesco della pianta centrale. In effetti anche il San Biagio sembra possa essere stato interessato da una progettazione che mirava anche un po' a far valutare all'esterno, in questo caso alla corte papale, la capacità del San Gallo anche in previsione di una sua possibile direzione della Basilica Vaticana. Al di là di questo, la costruzione della chiesa è successiva e conseguente ad un miracolo che avvenne il 23 aprile 1518, nel giro di pochi mesi fu pronto questo progetto molto dispendioso per l'epoca, è costato circa 120.000 scudi e fu realizzato a partire proprio da quell'anno. Per circa 30 anni si realizzò la chiesa. Alla morte del San Gallo nel 1934 la conclusione, i lavori erano conclusi per quello che riguarda un po' l'aula interna, mentre successivamente fu realizzata la cupola all'inizio degli anni 40 e il campanile all'inizio degli anni 60, sempre del 500. Il secondo campanile previsto in facciata fu iniziato più tardi e non fu mai concluso perché insorsero anche delle problematiche di tipo statico. Come si può vedere, l'interno, il nostro tempio, quello che abbiamo sempre valutato come tempio, è sostanzialmente un'architettura che riprende gli ordini architettonici antichi. Il San Gallo aveva rilevato molti monumenti antichi dell'antichità romana soprattutto e qui aveva riproposto non solo le modanature ma anche proprio la sintassi degli ordini architettonici. Questo è ben visibile nel campanile con la sovrapposizione di dorico, ionico, corinzio e composto. L'interno è stato realizzato certamente sul progetto suo, perché quando lui morì nel 1934, come dicevo, era già arrivato a un certo limite, mentre alcuni elementi stridenti sono nella cupola e nella parte finale del campanile, che furono realizzati sotto la direzione di Baccio d'Agnolo e di Giovanni di Baccio d'Agnolo, due architetti fiorentini.
Quest'anno, in occasione di questi festeggiamenti, abbiamo pensato di dare proprio di fare un focus, di approfondire con una mostra quello che successe dopo la morte di Antonio da Sangallo. Il titolo di questa mostra, che è allestita in via eccezionale per l'anno del cinquecentenario, è proprio il Tempio di San Biagio dopo Antonio da Sangallo. In poche parole, che cosa successe? Che nei decenni che seguirono alla costruzione cambiò molto, non solo a livello di gusto architettonico, ma proprio a livello culturale e religioso in particolare, perché intervenne la Controriforma e quindi la chiesa, che era iniziata con tutt'altro clima estetico, culturale, tant'è che era prevista e fu realizzata anche se poi sostituita addirittura una cupola di terracotta invetriata, e quindi lo splendore del colore, la luce, poi piano piano, avvicinandosi alla metà del secolo, ma poi in maniera più continua nella seconda metà del secolo, si avvicinò invece ad una forma più lineare, più intima, che era quella voluta proprio dalla Controriforma. L'arredo interno degli altari e dei dipinti è proprio da riferire a questo periodo. In sostanza, prima si concluse la parte architettonica, addirittura fu completata anche la loggia della canonica, e poi successivamente si passò a realizzare l'arredo interno. Dell'arredo interno, alcuni altari furono realizzati con una struttura architettonica, ne rimane uno che è l'altare dell'Annunziata, e gli altri invece, si era già alla fine del Cinquecento, si pensò addirittura di distruggere una parte delle modanature sangallesche per far entrare dei dipinti di grande dimensione. Questi dipinti di grande dimensione sono risalenti, dopo li potremo vedere meglio nel dettaglio, comunque risalgono dagli inizi del Seicento fino alla seconda metà del secolo, e di varie scuole romana inizialmente, anche fiorentina e poi a conclusione senese. Sono dei dipinti di dimensione tale per cui abbisognarono anche di un apparato in stucco che noi oggi possiamo vedere solo in piccola parte nella parte presbiteriale. La specificità di questa mostra quindi è di aver fatto ritornare le antiche tele che erano state previste per gli altari di gius patronato delle nobili famiglie poliziane, e quindi praticamente noi vediamo il tempio nel senso delle opere d'arte al suo interno, come si poteva vedere almeno per le opere nel Seicento. Sì, certamente, proprio come dice lei, e in effetti queste opere sono restate all'interno della chiesa dal 600 fino alla seconda metà dell'Ottocento, perché sostanzialmente la chiesa è rimasta con la forma architettonica rinascimentale, ma con l'arredo interno più di gusto manierista e addirittura barocco, perché se ci si spinge proprio alla metà del XVII secolo. Abbiamo testimonianza storica di un'immagine in particolare, ma insomma anche di documenti che descrivono la chiesa precedentemente. Che cosa successe poi nell'Ottocento? Già all'inizio del secolo, in qualche modo, San Biagio, come architettura del Rinascimento, entrò anche un po' nell'idea del Risorgimento. Può sembrare strano questo, ma l'architettura del Rinascimento, considerando l'interesse che aveva avuto per l'intera penisola italiana, fu presa anche da una parte dell'intelligenza, che appoggiava i moti risorgimentali come esempio di architettura da valorizzare, e la valorizzazione sostanzialmente andava nella direzione di ripristinare anche quelle parti che non erano state realizzate secondo il progetto di Antonio da Sangallo o secondo quello che si pensava fosse il progetto di Antonio da Sangallo. In sostanza, giunti all'Unità d'Italia, San Biagio fu uno dei primi monumenti italiani ad essere dichiarato monumento nazionale nel 1878. Questo fatto portò ad un interessamento e soprattutto all'intervento dell'architetto senese Partini, che era un purista, cioè era sulla scorta di movimenti che già erano presenti in tutta Europa, comunque di ripristinare quelli che erano i dettami e le forme degli edifici, e non tanto in base a quello che è oggi un criterio di restauro, comunque di valorizzazione del monumento, quanto rispetto a quella che era l'idea iniziale progettuale. E in sostanza si pensò di ripristinare
trovare quelli che erano gli altari realizzati dal San Gallo. Ce n'era rimasto uno, come dicevo prima, e fu riproposto questo altare in ulteriori 5 posizioni. Così facendo, i dipinti storici non entravano più all'interno delle più limitate dimensioni delle icone, certo, previste nel Rinascimento, e quindi furono spostati. E dal 1894 i dipinti sono stati portati in altre chiese cittadine, in Duomo, a Sant'Agnese, nella chiesa anche di Montepulciano Stazione, e data l'eccezionalità dell'evento siamo riusciti a ricondurli nello stesso luogo. Questo ha dato anche l'opportunità di vedere il colore dentro a San Biagio, che invece, per quanto eccezionalmente bello, è monocromatico, e quindi e non solo, anche il significato religioso, perché queste opere hanno state realizzate sulla base di un'idea anche di iconografia ragionata, e il fatto di averle riportate in effetti ha dato significato. È stata anche un'operazione che ha avuto un buon successo, direi un ottimo successo di pubblico e un ottimo successo anche di critica, e con la sovrintendenza stiamo pensando di poterla mantenere perlomeno per un altro periodo di tempo, perché in effetti diciamo l'aspetto è veramente molto più suggestivo e poi conforme a quello che era l'apparato storico. Bene, passiamo adesso all'attuale configurazione interna, all'illustrazione dell'attuale configurazione interna delle tele. Eccoci arrivati all'altare maggiore. Cos'è che ci può raccontare di questa situazione antica? Ma allora, intanto va fatto notare che al centro dell'altare maggiore è incastonato l'affresco che aveva dato luogo al miracolo, che è la Madonna con Bambino, e a destra, anche se molto malmesso, c'è un'icona di San Francesco. Questo era un affresco di una chiesa preesistente, una parete laterale di una chiesa preesistente che all'epoca era diroccata, ma manteneva questa decorazione, questo dipinto in una parete laterale. Questo affresco nel 23 aprile 1518 la Madonna iniziò ad aprire e chiudere gli occhi, questo fu il miracolo. In seguito a questo miracolo si verificarono una serie di eventi, guarigioni eccetera, che spinsero poi la popolazione di Montepulciano a realizzare il tempio. La decorazione invece, o meglio la scultura, il dossale che incornicia l'affresco, è la prima opera di decoro interno realizzata a seguito della conclusione dei lavori architettonici della chiesa. Siamo negli anni 50-60 del Cinquecento, il gusto, come dicevo prima, è già cambiato, è un altare già da definire manierista, è molto interessante, è fatto con marmo bianco di Carrara, i documenti dell'opera che ancora sono integri e ci hanno guidato un po' anche nella realizzazione della mostra, ci dicono che questo marmo arrivò al porto di Grosseto e da Grosseto fu trasportato con i bufali a Montepulciano. Fu un viaggio molto lungo, però è tutto marmo bianco di Carrara. E la decorazione invece delle statue risale ai primi decenni del Cinquecento. Questo fu un po' l'opera a cavallo tra la fase rinascimentale vera e propria e la fase successiva, perché se guardiamo sopra all'altare maggiore troviamo tutta la decorazione di fine Cinquecento, che già è diversa rispetto alla limitata e povera architettura precedente. Ci sono degli stucchi, ci sono delle statue, ci sono degli affreschi molto grandi, molto importanti, che hanno modificato del tutto le caratteristiche dell'arcone sopra all'altare maggiore. Ecco, le statue, è interessante notare che sembrano leggermente più grandi delle nicchie, probabilmente perché sono state fatte in precedenza e poi adattate? Allora, probabilmente almeno una sappiamo che era già preesistente, che è il San Giovanni Battista, la statua sulla sinistra. È molto probabile che a quel punto anche le nuove statue da realizzare, una il San Giorgio, che era il santo del giorno in cui avvenne il miracolo, e le due sante molto venerate in zona, cioè Santa Caterina da Siena e Sant'Agnese di Montepulciano, per proporzionarsi alla statua che era già stata realizzata ed acquistata, furono realizzate in effetti di dimensione forse un po' eccessiva rispetto alle lunette che erano state realizzate qualche decennio prima.
Eccoci ora giunti in sagrestia con l'architetto Pizzinelli che ci stava illustrando una nuova scoperta che è stata realizzata dai lavori di restauro di questo 500° anniversario. Ci dica, architetto. Sì, dalla ricerca dei documenti d'archivio è emersa anche la paternità di un affresco che era in sagrestia e che era poco valorizzato. In realtà è un affresco del 1644 di un pittore locale che si chiama Bartolomeo Barbiani, però è un pittore abbastanza importante per la Montepulciano del XVII secolo, e allo stato attuale la restauratrice sta realizzando la ripulitura iniziale propedeutica poi al vero e proprio intervento di restauro. Come vedete, l'immagine rappresentata è la Madonna col Bambino, una copia dell'immagine trecentesca dell'altar maggiore che venne realizzata qui in sagrestia sicuramente per trasformarla in alcuni periodi dell'anno, quando era molto freddo, in una piccola cappella per le funzioni religiose. E questa forse è l'ultima opera, possiamo dire, di Bartolomeo Barbiani eseguita qui a Montepulciano, perché in quell'epoca poi è deceduto. Sì, precisamente lui, abbiamo i dati proprio di morte del 1645, un pittore molto prolifico in Umbria anche, e infatti era della scuola un po' del Pomarancio, cioè una scuola diciamo un po' attardata forse per l'epoca, però comunque figurativa, e è un pittore quotato, ha fatto vari cicli di affreschi. Questa è quasi certamente l'ultima opera. Siamo ora nella cappella di Gius Patronato Nobili, e questa è la cappella ovviamente di San Giorgio che uccide il drago, e quindi ci può dare un ordine di questa mostra, insomma, anche in senso cronologico sulle opere? Sì, certamente l'ordine, diciamo, questa è la prima icona, il primo dipinto che osserviamo e che diciamo descriviamo, e che è quello che è stato realizzato da Guido Nobili, che era all'epoca un personaggio importante collegato con la corte papale fra la fine del 500 e l'inizio del 600. È a lui che dobbiamo anche gli affreschi del presbiterio e l'incarico ad Angelo Righi, che era un pittore orvietano che comunque si firmava romano, non solo degli affreschi ma anche di questa tela. Questa tela descrive, come giustamente faceva notare, il San Giorgio che uccide il drago. San Giorgio, come dicevamo, è il giorno, insomma il santo del giorno in cui ci fu il miracolo, e diciamo si pensò di ricordarlo in maniera imperitura con questa tela. Si può vedere che questa tela è ancora legata a dagli schemi diciamo pittorici di fine Cinquecento. Ci sono anche dei bellissimi colori, e in effetti questo pittore non particolarmente conosciuto, in realtà San Biagio ha lasciato opere di una qualità rilevante, e comunque descrive proprio un clima culturale particolare che era quello dell'inizio del Seicento. Eccoci ora alla cappella di San Biagio del Patronato Nardi, di Cappella Gius Patronato Nardi. Sì, è una cappella che fu diciamo data in patronato a questo Nardi. Il Nardi era il medico del Granduca di Ferdinando II e aveva frequentazioni fiorentine evidentemente, e in questo caso si rivolse a Giovanni da San Giovanni, che è uno dei pittori principali della Firenze dell'epoca, che realizza una tela di grande dimensione con il martirio di San Biagio. San Biagio è il santo che era titolare della piccola chiesa che di Ruta, nella quale esisteva l'affresco della Madonna, e quindi fu ricordato attraverso questa tela e l'altare, insomma il nominativo dell'altare. Vedete, la cosa interessante, non solo si comincia a cambiare proprio stile, qui siamo nel 1618, quindi sono passati neanche 20 anni dalla tela di Angelo Righi del San Giorgio, però qui il clima è completamente diverso, anche perché ci si rivolge forse più alla cultura fiorentina dell'epoca. Un grande interesse ha anche l'aspetto posteriore alla scena,
scena del martirio, che rappresenta un'immagine reale della Firenze di quell'epoca, con la loggia dei Lanzi, il Perseo e addirittura alcune finestre di Or San Michele. E questa qui è forse l'opera di maggior valore anche, diciamo, storico-artistico presente, e in effetti riposizionata nella sua originaria ubicazione rende giustizia, insomma, anche delle proporzioni di quello che non aveva nella ubicazione preesistente nella chiesa di Sant'Agnese. Eccoci alla Cappella della Crocifissione del Patronato Ricci. Sì, questa è la terza in ordine temporale e presenta una crocifissione che si pensava scuola di Scipione Pulsone, probabilmente addirittura, diciamo, l'analisi storico-artistica ha rivelato in occasione del cinquecentenario che probabilmente si tratta un'opera proprio del maestro, che era attivo nella Roma diciamo, in questo caso, dei primi decenni del 600. E l'opera è un'opera, diciamo, abbastanza cupa nella sua immagine, però è effettivamente di qualità rilevante. Beh, ha anche una impostazione classica della crocifissione vera e propria, insomma, quasi tutti gli autori si sono rifatti poi a questo tipo di immagini di quel periodo. Sì, certamente, e, diciamo, sia per quest'opera che per altre, in particolare dell'Annunciazione che poi vedremo dopo, si sono trovati, diciamo, degli originali o comunque delle opere alle quali si sono ispirati i pittori che poi le hanno riprodotte qui in San Biagio, in particolare a Roma, in alcune chiese romane. Eccoci quindi alla Cappella dell'Assunzione di Patronato Contucci. Sì, questa è dipinta, si cambia genere pittorico, nel senso che siamo arrivati oltre la metà del XVII secolo, siamo nel 1656, il pittore è un senese, Domenico Manetti, e in effetti c'è uno stacco dal punto di vista storico-artistico rilevante rispetto alle opere che abbiamo visto finora. Ma è proprio questa evoluzione che si può verificare all'interno di uno stesso luogo dà un interesse forse anche maggiore rispetto a una, diciamo, decorazione monotemporale, e questo fatto anche a livello, come dicevamo prima, di colore, ma anche di scena pittorica, rende bene, molto bene, che il clima è cambiato da tutti i punti di vista. E qui sono tele da qui in poi che riguardano soprattutto la figura della Madonna a cui è dedicato il Tempio. E se non sbaglio qui avete trovato anche un documento preciso attestante il gius patronato della famiglia Contucci del 1656, una cosa del genere, credo. Sì, direi che in occasione di queste ricerche sono stati recuperati tutti i gius patronati di tutte le cappelle, in particolare anche di questa, con dovizia di particolari sia sugli importi pagati sia sulle tempistiche effettive, e questo fatto ha portato anche ad un'attribuzione più sensata e più precisa delle opere d'arte contenute. Eccoci ora alla Cappella della Natività già di Santa Caterina, patronato Lupacci, poi Avignonesi, poi Marzi. Sì, questa cappella è l'ultima, il dipinto è l'ultimo a essere realizzato alla fine degli anni 70 del 600, quindi siamo arrivati un po', diciamo, dopo l'inizio della decorazione dei primi del 600, siamo già a oltre 70 anni, e questo fatto fa anche capire la difficoltà che ci fu per poter arrivare in fondo e per poter reperire risorse anche per diciamo, l'arredo storico-artistico e per l'assegnazione delle cappelle. In questo caso qui addirittura ci sono tre patronati che si sono succeduti, e probabilmente questo è un po', ripeto, un indice che ci fu difficoltà a trovare le risorse. Si può vedere questo anche dalla qualità del dipinto, che è stato restaurato in questa occasione, però da un punto di vista storico-artistico è di qualità nettamente inferiore rispetto ad altre. Fra l'altro era in condizioni pessime, anche questa era nella chiesa di Sant'Agnese, e è stato necessario un importante
importante intervento di restauro. L'esito finale del restauro comunque è molto qualitativamente molto valido, pur avendo poi questa base, come posso dire, qualitativa non eccelsa del dipinto originario. E con questo dipinto e con questo altare Marzi e sostanzialmente l'arredo liturgico dell'interno di San Biagio si concluse. In effetti esiste un sesto altare che vedremo e che riporta invece le fattezze rinascimentali. Questa invece è la cappella dell'Annunciazione di Patronato Cervini, la più antica, se possiamo dire così. Sì, certamente da qui diciamo che è un po' partito il tutto, anche se eravamo nel Cinquecento, ma alla fine, però qui si pensò all'epoca di realizzare anche il dipinto nelle proporzioni e nelle dimensioni che aveva pensato il San Gallo nel suo disegno dell'altare. Questo dipinto, come vedete, è un'annunciazione, ovviamente è una copia, in particolare da Venusti, dalla diciamo mano di questo pittore, che è un pittore importante nella Roma del secondo Cinquecento. È la Cappella Cervini, fu realizzata da una signora diciamo molto intraprendente per l'epoca, che amministrò le rendite Cervini, era una sorella del cardinale Ricci, che Domitilla, che ha lasciato molti documenti di questa sua attività, soprattutto in favore dell'opera di San Biagio. Quindi ecco, questo fu valutato come l'unico altare originale, e sulla base di questo furono rifatti gli altri. Un'ultima annotazione è per la mensa. Ecco, queste mense di altare in realtà sono sul progetto del Partini. Il Partini, non avendo davanti un progetto di Antonio da San Gallo, non c'erano i progetti delle mense, o perlomeno solo delle idee, pensò di riproporre le colonne della terrazza esterna, quattro colonne con le stesse proporzioni, per una mensa completamente in travertino. E un'ultima domanda, ma le vetrate di Urbani sono state restaurate anch'esse in questo periodo per questa mostra, oppure c'erano già un preesistente intervento di restauro? Ma allora, sicuramente in occasione del Cinquecentenario ci siamo preparati gli anni precedenti, abbiamo raccolto, pur avendo delle risorse limitate, dei fondi soprattutto da soggetti terzi che ci hanno consentito di recuperare una gran parte del nostro patrimonio storico-artistico. In effetti la vetrata importante di Michelangelo Urbani, cioè quella relativa all'Assunzione, è stata restaurata recentemente, un paio di anni fa, e ha rivelato anche lei delle diciamo interessantissime, è stata studiata l'iconografia di questa vetrata, che è molto ricca e che riguarda scene dell'Antico Testamento, e nell'occasione è stata restaurata. Esistono altre due vetrate degli Urbani qui a San Biagio, una ultima purtroppo è scomparsa, era nella finestra opposta dove ci troviamo ora, è scomparsa già in epoca storica. Le altre due, una rappresenta lo stemma dell'opera e l'altra rappresenta sempre la Madonna, cioè la titolare poi del Tempio della Chiesa della Madonna di San Biagio. Bene, ringraziamo sentitamente l'architetto Vizzinelli di questa bellissima illustrazione del Tempio di San Biagio e della mostra. Diciamo che in questo momento è ancora in corso, se non sbaglio. Sì, la mostra in corso sta per concludersi, anche se, ripeto, i dipinti potranno rimanere qui per un altro periodo di tempo, e quindi dare la possibilità anche a chi per ora non ha potuto visitare, sono stati, ripeto, molte migliaia di persone, di vedere la chiesa nel suo aspetto storico. Bene, adesso rivolgeremo qualche domanda anche a un esponente di una delle famiglie di giuspatronato di questa chiesa. Bene. Abbiamo con noi il conte Alamanno Contucci, attuale capostipite della nobile famiglia poliziana. E, dottor Contucci, il suo casato è presente con varie opere qui in questa chiesa. Può raccontarci qualcosa?
Sì, volentieri. Io qui c'ho un po' il cuore perché evidentemente la mia famiglia nei vari secoli è stata ben presente. Ha un altare di patronato con un bel quadro di Domenico Manetti che la mia antenata Falconilla con i figli Arcangelo e Sforza fecero a quel momento, e quindi c'è questo richiamo. Ma un altro richiamo più forse aulico e musicale è questo bell'organo che è alle nostre spalle. Fatto nel 1781 da Alamanno Contuccia. Alamanno Contuccia è vissuto tra il 1726 e il 93 e ha fatto tutti gli organi di tutte le chiese di Montepulciano, o direttamente o intervenendo su organi precedenti, come è questo caso del San Biagio, perché esistevano già degli organi. Lui evidentemente era, al giorno d'oggi si direbbe, un hobbista, lo faceva per hobby, per passione, e oltre che questo a San Biagio ha fatto nel Duomo, alla chiesa di Sant'Agostino, alla chiesa delle Grazie, però forse il più bello l'ha fatta la chiesa del Carmine di Firenze, e lì c'è anche la specificazione del suo stato d'animo, e dice melanconica sut fugare soras, quindi per hobby, per divertimento, per passatempo. E così qui ha fatto questo organo che per i cultori della musica dicono essere un organo perfetto, perché c'ha tutta una serie di suoni anche abbastanza originali, c'è il suono dell'usignolo, quindi è un organo che, essendo stato poi restaurato molto bene in occasione del quinto centenario della chiesa di San Biagio, ha dato già la possibilità a fare qui tanti bei concerti. Ho visto che ogni volta che ha suonato tutta la gente era molto contenta, per cui ecco, il cuore è qui a San Biagio. D'altra parte questa basilica è talmente bella che tutti i poliziani in un modo o in un altro qualcosa ci hanno. Parlando mi sento un po' anche responsabilizzato, perché parlando dei vari patronati, dei vari altari, la mia famiglia è l'ultima e l'unica che è rimasta a Montepulciano di quelle famiglie, quindi è una responsabilità nel difendere questa polizianità negli altari e in questa splendida chiesa. Ecco, questo ci interessa molto anche capire una cosa, visto che lei è una persona che lavora molto sul mecenatismo e aiuta molto anche il discorso della città e del contado, si diceva una volta, certo. No? Ma che cos'è esattamente, cosa significa oggi essere un mecenate per la propria città e per il proprio circondario? È un'esemplificazione di potere o in realtà è un vero e proprio spirito umanitario? Ma anzi, al giorno d'oggi sarebbe anche forse anacronistico parlare di potere, direi che è solo l'amore per questa città che la mia famiglia ha. D'altra parte il primo insediamento nostro è di circa 1000 anni fa, siamo in Piazza Grande da tanti secoli, quindi in tutti questi 1000 anni grosso modo qualcuno della famiglia ha cercato di collaborare al bene della città o del contado, anche come si diceva, quindi è proprio uno spirito di volontà, per usare un termine moderno, un mettersi a disposizione di quelle necessità che via via nei secoli, nel mio caso negli anni, si sono verificate qui a Montepulciano, quindi essere un po' di supporto a tante associazioni che qui ci sono. Io sono un po' come il prezzemolo, sono in tante associazioni, lo faccio volentieri, magari a qualcuno non forse si esagera questa presenza, però il mio entusiasmo è tanto. D'altra parte la mia scelta di vita anche è stata di venire a Montepulciano, perché io per esempio per preparazione per studio avrei dovuto fare tutt'altra cosa, mi ero preparato e in famiglia un po' pensavano che io mi sarei data la carriera diplomatica, però quando fu il momento di decidere se andare a giro per il mondo, il richiamo del vino, il cordone ombelicale mi ha tirato qui a Montepulciano, e quindi è perché la mia famiglia c'ha anche un'attività economica abbastanza importante, quindi per una serie di fattori. Ma credo più di tutto questo amore, questa radicamento a questa nostra splendida città, a questo bel territorio. Grazie dottor Contucci, molte grazie anche per Montepulciano. Grazie a voi, grazie a voi.